chiamo Alessio Vannuzzi, sono ingegnere e sono il legale rappresentante di Itead SRL, che è una startup innovativa nata a maggio 2015 qui in provincia di Siena. La nostra società si occupa di consulenza, formazione e trasferimento tecnologico in ambito domotico e di innovazione tecnologica. Diciamo che uniamo tutta una serie di temi, quali appunto la domotica, la stampa 3D, i makers, in generale l'internet delle cose, e in generale ancora di più seguiamo tutto ciò che è innovazione tecnologica, perché crediamo molto nel progresso e nell'evoluzione delle cose. Diciamo che personalmente è stata una scelta obbligata, nel senso che non ho avuto esperienze di come dipendente, ma non faceva per me, e quindi ho deciso di pian piano di mettermi in proprio, prima come ingegnere e ora come imprenditore, insieme ad altri sei soci. E siamo un gruppo un po' particolare, perché c'è un ingegnere, c'è un architetto, c'è un elettricista, c'è un letterato amante della tecnologia, c'è una dottoressa in scienze economiche bancarie, c'è un geometra, c'è un futuro ingegnere. Quindi siamo un gruppo un po' particolare, che però, diciamo, ha in comune l'amore per la tecnologia e soprattutto vede nella tecnologia degli strumenti utili per le persone e per la vita quotidiana. Non è sempre semplice, nel senso che da imprenditore, soprattutto visto il periodo storico, bisogna lavorare molto più delle 8 ore classiche al giorno, e quindi spesso e volentieri la vita privata un po', diciamo, ci rimette. Però diciamo che, avendo anche la moglie all'interno della società, abbiamo cercato di unire le due cose, però di certo non è semplice. Però, visto che in questo momento siamo spinti da entusiasmo e voglia di lavorare, comunque si riesce a coniugare bene la cosa. Io sono un tipo molto ambizioso, quindi da sempre, da quando, ancora prima di laurearmi e prima ancora di avviare sia lo studio che la società, sono sempre stata una persona che ha puntato a cercare di avere obiettivi importanti, anche perché ho sempre creduto che, cercando di avere obiettivi importanti, se invece di puntare a 1000 ottengo 100 va bene lo stesso. Però non è semplice. Noi crediamo molto nell'idea che abbiamo di società che abbiamo creato, e quindi speriamo che la nostra ambizione, la nostra volontà ci porti a dei risultati importanti. CNA è importante non solo per la mia azienda, credo, nel senso che è il punto di riferimento nella provincia di Siena per quanto riguarda sia l'artigiano che l'imprenditore che il professionista, e secondo me è il giusto punto di incontro tra quello che è il mondo politico, il mondo amministrativo e il mondo imprenditoriale. Essa stessa penso stia attraversando un periodo di evoluzione, e sicuramente anche noi possiamo contribuire a far evolvere quella che è CNA nel territorio senese e quello che sarà la CNA del futuro. Allora, diciamo che a 36 anni mi aspetto qualcosa di bello, spero, perché altrimenti potrebbe essere un problema. Però no, in generale io sinceramente sono fiducioso, nel senso che sicuramente abbiamo avuto e c'è stato un periodo storico molto triste, molto insomma di crisi, tanto l'abbiamo visto tutti. Piano piano se ne sta uscendo, e secondo me società come la nostra, o comunque sia attività che sono legate ai temi come la nostra, possono avere un futuro buono. Certo, non è che arriva da solo, servirà impegno da parte nostra, servirà capacità e servirà anche fortuna, perché comunque ci vuole anche quella.